annunciato lo stanziamento di 30 milioni di euro per i progetti regionali che coinvolgono 123 soggetti tra imprese e centri di ricerca. Sono 62 le piccole e medie imprese campane high-tech che si aggiudicano il bando Nuove tecnologie per il Made in Italy del Ministero dello Sviluppo Economico. Questi progetti superano una rigida selezione che vede competere nel complesso 429 progetti presentati da 4.000 imprese e centri di ricerca di tutto il territorio nazionale. Alla fine si aggiudicano il bando le cosiddette eccellenze che puntano sull'innovazione. I 40 progetti campani vincitori comporteranno un investimento complessivo di 75 milioni di euro, di cui il 40% finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con un impiego di circa 800 tra ricercatori e tecnici. Complessivamente gli incentivi in corso di erogazione ammontano a circa 700 milioni. In tutta Italia sono 745 le imprese e 305 i centri di ricerca ammessi ai finanziamenti. I 104 progetti vincitori vedono il coinvolgimento di 162 grandi imprese, 128 medie e 455 piccole e micro imprese, per un investimento complessivo di 638 milioni, che potrebbe comportare l'impiego di oltre 7.000 tra ricercatori e tecnici. Tra le aziende locali nel settore alimentare risulta premiata anche Funghi e Natura di Polla.